signori, buongiorno e bentornati sul canale del Master Kai. Io sono il Master Kai, il vostro ospite su questo canale. Abbiamo fatto il giro nel mozzo interno della ruota, abbiamo fatto il giro completo della parte larga della ruota. Adesso, dato che stiamo parlando di una ruota, torniamo a cadere verso il centro e parliamo dell'ultimo dei piani esterni che dobbiamo ancora trattare, ovvero il vero e proprio centro della grande ruota, il dominio concordante delle terre esterne. Il dominio concordante delle terre esterne si trova al centro della grande ruota, nella posizione in che il piano materiale occupa per i piani interni, il dominio concordante la occupa per i piani esterni. Il dominio concordante delle terre esterne è l'unico dei piani esterni a essere effettivamente neutrale, e questa neutralità si estende anche alla sua stessa morfologia. Infatti non ha un suo paesaggio caratteristico, ma man mano che ci si sposta si possono ritrovare in esso le caratteristiche principali di tutti gli altri piani esterni, nella fattispecie mischiate tra di loro e tra l'altro in modo cangiante. Due visite al dominio concordante potrebbero dar luogo a due paesaggi totalmente diversi, anche se alcuni punti specifici, alcuni punti di riferimento sembrano rimanere invariati. Un viaggiatore planare che riesca a riconoscere questi punti è comunque in grado di orientarsi, ma magari se prima per spostarsi da una città all'altra aveva dovuto attraversare dei campi e guardare un fiume, nella sua visita successiva dovrà scalare una montagna e poi guardare una palude. Però alcune rovine che si ergevano a metà strada saranno esattamente dove sono, anche se ora invece di trovarsi in mezzo a un campo si trovano in cima a una montagna. Questo continuo mescolarsi e rimescolarsi del paesaggio è dovuto al fatto che le terre esterne sono contemporaneamente contingenti a tutti gli altri piani esterni, che in realtà ruotano molto lentamente attorno al suo bordo. Man mano che le terre esterne ruotano, il paesaggio del dominio concordante va a modificarsi. Questa non è comunque la caratteristica più evidente del piano. Infatti la sostanziale differenza che c'è tra Sigil e tutti gli altri piani esterni è che Sigil ha effettivamente un centro. Data la natura infinita dei piani esterni, normalmente quando si parla del centro di un piano esterno si fa riferimento al suo centro politico, la zona più importante del piano, dove risiede il signore del piano, dove c'è qualche cosa particolare che riguarda quel piano. Ma ovviamente il piano, non avendo un bordo, non ha neanche un centro. Questo però non vale per le terre esterne, che hanno effettivamente un centro geometrico da cui le terre esterne si dipanano. Questo centro è rappresentato da una guglia, una colonna che parte appunto dal centro del piano e sembra estendersi all'infinito, che indica il punto dove c'è il perno della grande ruota. Quello è il punto al centro del multiverso. Man mano che ci si avvicina a questa guglia, anche le leggi della fisica magica dei piani smettono di funzionare. Più ci si avvicina, più è difficile per gli incantatori lanciare incantesimi, e più è basso il limite dell'incantesimo di livello più alto che si possa lanciare, fino a quando, arrivati proprio ai piedi della guglia, si è tecnicamente all'interno di una zona di magia morta,
ma non solo, da lì è anche impossibile contattare altri piani, i veleni non hanno effetto, a tutti gli effetti è come se il tempo si fermasse e anche le divinità stesse non hanno alcun potere all'interno della zona alla base della Guglia e lungo il suo pilastro. Questo lo rende uno dei luoghi più interessanti per organizzare incontri e scambi commerciali in tutta la grande ruota, anche se la maggior parte degli esterni e dei supplicanti trova restare in questa zona di magia morta particolarmente sgradevole. La Guglia è talmente imponente da essere visibile da ogni punto delle terre esterne e viene sempre utilizzata come secondo punto di riferimento per poter tracciare una rotta per muoversi. Una volta che si è vicino a uno dei pochi punti stabili del piano, basterà guardare la sua posizione e distanza rispetto alla Guglia per capire dove ci si trova nel reame delle terre esterne. Ma al di là di questa sua funzione pratica, la Guglia è famosa perché, ammettendo che sia infinita, ha comunque una cima e attorno alla sua cima gira lentamente la città di Sigil. Di questo però parleremo più avanti. Non si può parlare del dominio concordante senza fare almeno un riferimento ai Mimir. I Mimir sono dei piccoli oggetti magici, normalmente prendono la forma di un ciondolo, di un monile, che possono avere proprio forme geometriche o irregolare, ma molto spesso prendono la forma o della testa di un umanoide o di un animale o del teschio di un umanoide o di un animale, fatti di un particolare metallo argenteo dalle sfumature arcobaleno, che sono molto importanti per i viaggiatori planari. I Mimir, infatti, vengono forgiati immettendoli nella fonte della conoscenza. Tramite questo processo magico acquisiscono la conoscenza dei piani esterni, soprattutto del dominio concordante. Se viene loro posta una domanda quando vengono attivati, i Mimir possono fondamentalmente rispondere in maniera corretta alla domanda. Non sono sicuramente costrutti onniscienti, in realtà quando vengono creati il costruttore inserisce loro uno specifico campo di conoscenza, fondamentalmente ripetono una serie di risposte registrate, però quando l'utilizzatore li attiva, fondamentalmente galleggiano a mezz'aria e nella maggior parte dei casi sono in grado di indicare con precisione luoghi, direzioni o altre informazioni triviali sui piani esterni e sull'ambiente in cui l'utilizzatore si trova. Sì, fondamentalmente i Mimir sono la proloquo delle terre esterne. La loro natura e la loro esistenza è legata strettamente ai piani esterni. Portati al di fuori dei piani esterni, non smettono di funzionare, ma o restano in silenzio o le loro risposte diventano dei balbettii incoerenti o semplicemente dei versi senza senso. Di conseguenza, il loro uso principale è quello proprio di fornire una guida ai viaggiatori planari che non sono mai stati nella grande ruota. Bisogna però fare molta attenzione a farsi vedere in giro con un Mimir, perché, vista la loro natura di guide planari, sono proprio i classici oggetti che vengono dati ai turisti dei piani per orientarsi, e i piani esterni non sono affatto benevoli con i turisti. Se non si dispone di un Mimir, l'unico posto dove è possibile trovare informazioni e un minimo di ospitalità all'interno del dominio delle terre esterne sono le città portale. Le città portale sono una serie di
zone urbanizzate, in realtà create molto caoticamente nel corso dei secoli, che si trovano tutte disposte a raggiera a circa 1600 km dalla Puglia centrale, anche se questa è la distanza effettiva in linea d'aria. Il percorso da fare dipende molto da qual è la congiunzione planare di quel momento. Le città portale devono il loro nome perché sorgono attorno a uno dei portali permanenti che dalle terre esterne collegano direttamente con il primo strato di ogni piano esterno, per cui in corrispondenza con il portale permanente che collega le terre esterne con il primo strato dell'utopia meccanica di Mecanus, si è venuta a formare la città di Automata, per esempio, che è abitata principalmente da Modron, Formian e supplicanti legali neutrali, ed è fortemente influenzata dalla politica e dall'allineamento stesso di Mecanus. Ne esiste una per ogni piano esterno. In realtà, però, non è neanche corretto, perché se è vero che in concomitanza di ogni portale esiste una città e a queste città si riferisce sempre con lo stesso nome, non sono effettivamente sempre la stessa città. Periodicamente, infatti, quando la città stessa raggiunge una saturazione di abitanti del corrispettivo allineamento rispetto al piano che rappresenta, la natura stessa dei piani fa in modo che la città fondamentalmente scompaia dall'esistenza e riappaia in un qualche punto del piano dove era destinata a essere. A quel punto i supplicanti e gli abitanti planari cominceranno a costruire una nuova città attorno al portale permanente delle terre esterne. Questo è anche uno dei motivi per cui le terre esterne possono mantenere la loro totale neutralità nelle politiche planari. Anche se in un particolare punto delle terre esterne una delle fazioni dovesse cominciare a guadagnare fin troppo potere rispetto alle altre, letteralmente vedrebbe il terreno scivolarsi sotto i piedi perché quella zona oramai si sarebbe allineata e quindi sarebbe espulsa dalle terre esterne per diventare parte dei piani esterni. È un po' il motivo perché qui non si combatte la guerra sanguinosa, fondamentalmente. Se si allontana ulteriormente dalla Guglia, superando le città portale, il piano, almeno per il viaggiatore, continuerebbe a proseguire, anche se la sua geografia diventerebbe sempre più caotica e surreale. Se però il viaggiatore dovesse decidere di tornare indietro, scoprirebbe che in realtà non ci si può allontanare a più di qualche settimana di cammino dalle città portali. Al di là, il piano prosegue virtualmente all'infinito, ma si ripiega su se stesso, di modo che il viaggiatore, per quanto possa continuare, in realtà non si sarà mai mosso più in là di un certo punto. Alcuni studiosi planari ritengono che questo sia un effetto secondario della Guglia e della città di Sigil sulla sua cima. Per quanto il piano sia virtualmente infinito, la rilevanza concettuale della Guglia come centro dei piani fa in modo che più ci si allontani da lei, più il piano stesso perda di significato, fino fondamentalmente a diventare talmente immateriale da effettivamente terminare in un qualche modo. Anche se, come detto, il piano in realtà non termina, anch'esso è infinito. Quindi
Anche il territorio oltre le città portali è un buon posto dove molte persone vanno a nascondersi, dato che potenzialmente possono allontanarsi all'infinito da quelli che li cercano. Come abbiamo detto all'inizio, al centro del dominio concordante si innalza un pinnacolo che si erge apparentemente all'infinito verso il cielo, e attorno a quale la magia non funziona. Questo è il punto di principale interesse del piano, perché in cima a quel pinnacolo ruota Sigil, la città al centro dei piani, ma di questo parleremo nel prossimo video della serie. Per questo video invece è tutto. Come sempre, se avete domande, dubbi o perplessità, scrivete un commento qui sotto. Se il video vi è piaciuto, mettete un like e condividetelo che aiuta a crescere il canale. Io sono il Master Kae, noi ci vediamo nel prossimo video.